Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con la statistica del mese di agosto dell'anno 2022. Quanti sono i fagnanesi? I fagnanesi sono 12.523. Nel mese di agosto sono nati 8 bambini e sono morte 9 persone. Un augurio a tutte le famiglie e a tutti i nuovi arrivati e un abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari nel mese di agosto. Situazione cantieri. Settimana scorsa ho parlato di asfaltature, del primo lotto di asfaltature. Il secondo molto probabilmente partirà con la fine di settembre, inizio ottobre, mentre in questi giorni sono partiti i lavori della nuova pista ciclopedonale di Via Liserta. Cos'è? È una nuova pista ben segnalata e ben delimitata che partirà dall'asilo San Giovanni Paolo II e arriverà fino al Parco Bambini di Beslan. Si completa quindi il primo percorso protetto che parte dal Parco Avisaido e raggiunge il Parco Bambini di Beslan in totale sicurezza per i pedoni e per i ciclisti. Elezioni politiche del 25 di settembre. Se avete la tessera elettorale piena di timbri e dovete rinnovarla e avete difficoltà nel prendere appuntamenti con l'ufficio elettorale, il consiglio che vi do è questo: venerdì 23 e sabato 24, dalle ore 9 alle ore 18, l'ufficio elettorale è aperto e si può andare senza appuntamento per prendere appunto la nuova tessera elettorale. La stessa cosa vale la domenica, giorno delle elezioni. L'ufficio sarà aperto tutta la giornata nell'orario di apertura dei seggi elettorali, quindi dalle ore 7 alle ore 23. Gli eventi della settimana. In questo weekend abbiamo la festa patronale delle Fornaci di Santa Maria Assunta. Nella Condina potete vedere tutti gli eventi. Invece questa sera alle 21 presso Calipolis il primo incontro dedicato alla Via Francisca del Lucomagno e anche domani sera alle 21 però all'interno del cortile del Castello Visconti sede del Municipio uno spettacolo teatrale. Con questi due eventi si apre la settimana della salute, una settimana molto ricca dal punto di vista degli appuntamenti che potete leggere appunto nella locandina. Vi invito a poter partecipare tutti più numerosi possibili per avere maggiori informazioni in base al tema che preferite. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!